La cieca è nera! Oh, no! È davanti miseria. A me! Cosa faccio? Cosa faccio? Non lo so! Attacchiamolo! Lo, gli tolgo, il gli buco, tolgo! Il buco, il buco! Ok, ok, oh. Fermi! Okay. Fermi, se noi adesso rimaniamo qua fuori, lui in teoria... No, non può saltare! Non che cacchio dici? No, non salta! Non salta, l'unica cosa è che potrebbe arrampicarsi, però in teoria mi sembra che non ci siano posti dove... ci sto provando, attenti, sta per scattare! Chiudi, sta per scattare, sta per scattare! Oddio! Ok, credo che non possa salire. Credo che non possa salire. Mi sembra che è rimasto qua sotto, ok? Sì, sta qua sotto. Ok, vedo è proprio qui sotto. Cosa faccio? Chiudo di più, chiudo di più. Se uno chiudi, di noi... chiudi, chiudi. Perché se uno di noi cade qua sotto è la fine. Da dove cavolo è venuto? Io mi sono girato un attimo fa e non c'era qui. Ma scusate, anche voi siete trasformati? Sì, siamo sì. Trasformati, tutti. È successo perché c'era lo Shy Guy nero dietro. Perché era una grave situazione di pericolo, capito? E quindi quando ci sentiamo in pericolo ci trasformiamo e diventiamo super potenti. Ma porca miseria, mi sono preso un mezzo infarto. Cioè, non c'era prima. Da dove? Dove è apparso? Qualcuno di voi l'ha visto arrivare lo Shy Guy no. nero? No! Assolutamente no. È comparso. Cioè, io sono quasi sicuro che non c'era. E poi è comparso. Ovviamente già arrabbiato. Perché questo ovvio. Nero abbiamo visto che sempre appare già arrabbiato praticamente. Ok, va bene, però c'è una roba importante che mi stavo quasi dimenticando di dire. Allora, lo scheletro della volta scorsa, sicuramente da casa se lo ricordano tutti, veri leoni e vere leonesse. L'abbiamo liberato, abbiamo scavato tutto quanto e abbiamo scoperto che è uno scheletro molto grande di un dinosauro, come avevamo ipotizzato l'altra volta. E io so anche che questo scheletro non è altro che, indovinate che cosa, un SCP, ok? Si come chiama? Avevi sospettato? L'SCP numero 260, se non ricordo male, 260, sì. E si chiama la maggior parte di un allosauro. Ok? La maggior parte perché è soltanto uno scheletro. Da quello che ho letto però, questo scheletro di un allosauro non dovrebbe essere inanimato. Cioè non dovrebbe essere solo uno scheletro morto. Dovrebbe essere una roba viva. Dovrebbe essere una specie di creatura molto aggressiva, tra l'altro, e molto pericolosa. Però viva. Dovrebbe essere qualcosa che si muove, che cammina, pur essendo soltanto uno scheletro, ma pure che cammina. Non ma ho il... si risveglia o qualcosa di strano. Io pensavo che magari si risveglia se facciamo qualcosa. Non lo so, se lo attiviamo in qualche modo. Ovviamente non lo voglio fare, perché se noi attiviamo questa roba diventa un mostro anche bello grosso e pericoloso. Ovviamente, guardate quant'è larga la dimensione dello scheletro in sé. Però secondo me c'è qualcosa. Ah, oddio, aia, oddio. Bene. ragazzi mi ha fatto malissimo. Che è successo? Oh mio Dio, ragazzi, c'è un allosauro vero. C'è un allosauro. Lo vedo, io sto dietro l'albero. Aiuto, credo che ce l'abbia con me. Credo che ce l'abbia con me. Io non ho fatto niente, ho solo toccato la testa. Ho dato. Lo scheletro sta distruggendo. Lo scheletro sta diventando pietra. Sta diventando pietra. Si sta pietrificando. Ragazzi, mi sta seguendo l'allosauro. È lento, però. Che facciamo? Non lo so. Proviamo ad attaccarlo. Sembra cattivo. Secondo me mi sta venendo ad attaccare. Prova. Però noi siamo. Ragazzi, siamo trasformati. Chi se ne frega, lo possiamo ammazzare. Secondo me, lo possiamo ammazzare. Sì, sì, ce la possiamo fare. Ne sono convinto. Non dobbiamo avere paura. Ce la possiamo fare. Venite anche voi. State solo attenti. Non uso la spada di Spectrite. Così non rischio di colpire voi. Però venite, dobbiamo colpire. Sì, sì, sì. Cavolo. Ci siamo. È abbastanza forte. Mi ha dato una spinta. È molto forte, mi ha dato una spinta potente. Mi ha dato proprio una spinta fortissima. Mario, Mario, cos'è successo? Mario? Hai visto? Dove mi ha lanciato? Sei vivo? Stai bene? Sì, indietreggia. Mario. Dobbiamo farlo, mi sembra troppo resistente, ragazzi, è troppo forte. Non riusciamo a... Ho un'idea. Proviamo a farlo finire nel buco, vedere se Occhio. Si blocca. Cerco di utilizzare anche un po' di spada. Mi sposto. Cerco di farlo finire proprio qua dentro. Vorrei farlo buggare dentro il buco in modo che non possa uscire. Se c'è un punto più alto. No, non riesco. Lui no, continua. Non ce la fai. Continua ce ad attaccarmi. Non lo so, troppo ci sto provando. Grosso, ci sto provando. Grosso. Però scusa, ma quanta vita può avere sto mostro? Dobbiamo continuare. Continuiamo a colpirlo. Ok, ok. Smetto di utilizzare la spada di Spectrite e continuo. Ok. Sì, poi mi guarda, mi spinge. Mi spinge è tantissimo. Sì, continuate ad avvicinarvi. Io sto cercando di usare tutti i miei poteri per ucciderlo. Vai. Ma praticamente gioca con me come se fossi una pallina da ping pong. Perché è forte. È fortissimo. Cioè, mi spinge tantissimo, ragazzi. Non ce la facciamo, non ce la facciamo. Io sto continuando a spingere, ma non ce la facciamo. Io lo martello, lo stiamo picchiando tutti quanti e non. Non ce la facciamo, è troppo forte, ragazzi, è troppo forte. Allontanatevi. Cerchiamo di scappare, ok? Allontanatevi. Cosa c'è? L'hai ucciso? Dov'è? No, è scomparso. Chi l'ha ucciso? L'avete ucciso? Io stavo scappando. Anna, dove sei? Io mi sono dovuta allontanare perché avevo pochissimi cuori.
Tu Mario l'hai ucciso tu? Forse no, l'hai colpito? No, io stavo girato così, mi sono girato, non ci stava più. Io non l'ho ucciso, io stavo scappando. È scomparso. Io ho dato un colpo, sono indietreggiato ed è scomparso. Ok, va bene, diciamo che va bene. Beh, anche così. Stranissimo. Ma va bene, perché secondo me, allora, non ci uccideva perché eravamo fortunatamente trasformati. Sta trasformazione è sempre provvidenziale. Ci trasformiamo sempre quando ne abbiamo più bisogno. Però la cosa più strana è che lo scheletro è diventato completamente di pietra. Cioè, piano Vero? Piano si è pietrificato del tutto. Avete visto? E adesso sì. È praticamente tutto un cubo gigantesco di cobblestone, è completamente di pietra. Va bene, e non era, in realtà non era nemmeno quello che stavamo cercando, perché ricordiamoci che noi siamo venuti qua soltanto perché stavamo cercando di trovare il passaggio nuovo dell'intruso, il portale oscuro nuovo che Lion! Lui ha aperto. Cosa Lion! C'è? Cosa c'è? Cosa guarda! Visto? Ci sta, che ci sta? Non vedo niente, cosa c'è Anna? Dietro l'albero! No, non fatevi vedere che la guardate, non fatevi vedere. No, non nasconderti, fai finta di nulla, fai finta di nulla. Fai finta di nulla. Io la sto guardando dalle spalle, ok? Mi sono messo con la visuale frontale e la sto vedendo. Levati da davanti Mario, così riesco a vedere bene. Ok, la vedo. Allora, è la ragazza ombra. Che ci stava, non lo so, ci stava spiando di brutto, ci stava guardando. Secondo me è stata lei che ha tolto l'allosauro, l'SCP-260. Per forza, perché sta guardando quello che stava succedendo. Sta guardando lo scheletro che è rimasto. E secondo me sta guardando anche noi. Ogni tanto vedo che si gira leggermente verso di noi. Adesso sta partendo a camminare. Allora noi, venite dai, con la me seguiamo, piano, la seguiamo ma senza... No, fermi, non guardatela mai. Non guardatela mai direttamente, ok? Facciamo finta che ci stiamo muovendo per conto nostro. Però che non la stiamo guardando a lei, ok? Quindi noi camminiamo dritti così, però senza perderla di vista. Attenzione, io la vedo sempre. Voi cercate di... Io. Bravi, non perdiamola di vista, ok? Cercate anche voi di tenerla d'occhio. Però senza troppi essere alberi. Troppo scontati. Mi sa che si è arrampicata sulla collina, non la vedo più. Venite, cavolo, corriamo. Ci siete? Saliamo. Seguitemi, veloci. Perché mi alzo in volo? Anche io lo posso fare. Ho scoperto che è un'abilità che posso volare utilizzando il martello. Che tra l'altro sto martello è palesemente di Spectrite, comunque. Non la vedo più. Ragazzi, non la vedo più. Non la vedo più neanch'io. Non la vedo più. Dove cavolo può essere andata? Sì, occhio ai fiori perché sono pericolosi anche loro. Non la vedo più. Non la vedo proprio più. Cavolo, niente. Anna, conviene che proviamo ad alzarci in volo, sì. Faccio anche io. Non la vedo. Dove cavolo è andata? Ragazzi, ci sono dei biomi strani qua. Però a lei io non la vedo proprio. Sto cercando di... Controlliamo qua sotto noi. Provate ad andare... Dobbiamo ritrovarla. Quella stava andando da qualche parte, ne sono sicuro. Stava andando da qualche parte. L'ho trovata! Davvero? Dov'è? Sì, l'ho trovata. Adesso dobbiamo trovare Anna, ragazzi. Dobbiamo trovare Anna. Dov'è Anna? Descrivi. Tornate qua indietro. Sono da te. Dov'è lei? Dov'è? Dimmi dov'è. Qui, è scesa qui. Ok, corri, non perderla di vista di nuovo. Mario e Stefano, casomai nella se voi... zona azzurra. Da zona sì, azzurra. Esatto. Dove c'è quella palude azzurrina. Okay. Anna, la vedi ancora? Sì, la vedo ancora. Ok, non perderla di vista, io ti sono dietro. La vedo anche io. Ha preso fuoco. No. È morta. Come è morta? Cosa? Ma che cavolo dite? Oh? È morta. Ha preso fuoco ed è sparito, cioè l'ho vista proprio cadere. Ragazzi, io ho capito. Allora, se Mario e Stefano riescono a ritornare, vi vedo. Dovete andare? No, stai andando sbagliato. Dovete Guidaci. Andare sulla destra. Sulla destra dovete andare. Di qua, quindi. Aspetta. Dove eravate prima dalla destra, verso la destra, sì. Mi vedete? Mario, io ti vedo. Sì, grazie. Okay. Di qua. Venite da questa parte. Allora, io credo che l'intruso abbia visto che noi stavamo seguendo la sua invirata, così, ok? E quindi l'ha uccisa per impedire che noi potessimo vedere dove stava andando. Secondo me. Cavolo. Questo, perché praticamente lui può vedere qualsiasi cosa. E in questo caso ha visto che noi eravamo sulle tracce della ragazza ombra, ok? E quindi lui, non volendo farci vedere dove lei sarebbe andata, l'ha uccisa. Tanto può tornare in vita lei, ovviamente. Tutti gli SCP. Però questo significa che noi siamo vicini. Ok, quando l'abbiamo vista camminare per gli ultimi secondi, lei stava andando da lì verso qui, ok? Voleva attraversare. Quindi in teoria noi dobbiamo continuare ad andare verso la stessa direzione che lei stava percorrendo quando è morta. Siamo ancora trasformati tutti e questa è un'ottima cosa, perché potremmo trovare qualcosa di pericoloso e siamo pronti ad affrontarla. Di lì davanti a me io vedo qualcosa di strano. E delle costruzioni? Sì, ci sono delle costruzioni. Sembra tipo una roba, una navetta, una nave spaziale, può essere. È vero, è veramente strano. Ma proprio c'è un drago! Oh mio Dio! Ragazzi, è un drago stile, dobbiamo ucciderlo. Per forza. Sì, per forza. Non è un drago bravo. Vai. Non è come il nostro, ok? Attenzione perché mi ha preso. Aia. Ok, è andato. Occhio. L'unica cosa è che mi aveva preso in bocca. Mi dispiace uccidere i draghi, però questo qui non era un drago buono.
In teoria si poteva raccogliere le ossa dal drago, e a noi servono anche tanto perché esatto. le armature che abbiamo si riparano con le ossa del drago. Quindi se riuscite, prendetelo pure voi, ok? Prendete tutto quanto quello che riuscite da prendere dal drago. Non mi ricordo se si prendeva col piccone o con le mani. State no, prendendo schede, con le okay. mani, col tasto destro. Con le mani? Sì, ok, sì. Lo faccio un po' anche io, se mi lasciate. Porca miseria, quanta roba. Questa è tutta buonissima. Tieni, prendi tu. Grazie, va bene, prendo io le ossa. Tanto poi quando torniamo a casa queste aspettano un po' a tutti, perché dobbiamo riparare le armature. Però... ricordati di metterle nella sacchetta dell'Ender Chest. Sì, poi ce le metto. Adesso da questa parte vedete c'è il nido del drago. Questo è... c'era l'oro anche del drago. E ci sono altre ossa di drago, tra l'altro. Porca manoscritti, miseria. Libri, roba. E questo è l'oro, l'oro del drago. Guarda, non so, quanta roba. Non so se serve l'oro del drago, però ce lo prendiamo. Prendete tutto l'oro, la navetta la vediamo dopo invece, ok? Questo è altro oro. Ok, perfetto. Questa navetta, secondo me, è una cosa un po' più particolare invece. E si è generata proprio sopra il nido del drago. Ora, non so se questa sia un SCP, ma c'è una specie di... c'è un mostro qui, c'è un... credo sia un... lo sì, vedo! È ostile, è un alieno, credo. Cos'è? È un alieno, credo sia un alieno. E io lo posso uccidere, non credo sia molto forte, spero, almeno. Sì, è andato. Ah, ti prendeva pugni? Sì, era ostile, era cattivo, e questa credo sia la loro nave spaziale. Sentite, però, non è questo il posto, secondo me. Cioè, mi sembra strano che la ragazza ombra volesse andare qui. Questa credo sia una cosa che si è generata a caso, un evento normale. Non credo sia niente di speciale. Non è vero, non è vero, che non c'è, è vero. Che c'è, che c'è, che c'è? C'è una pistola, che è un SCP. Una pistola? Un SCP, sì, una pistola SCP. Si chiama The Gentleman Slash ed è l'SCP numero 865. E ci sono anche dei colpi. In teoria questa è una... vado a cercare il numero dell'SCP. Voi proteggetemi, va bene? Sì. Ci metto due secondi. 865, vero? Ok. Sì. Si tratta di... sì, la pistola del gentiluomo dovrebbe essere. Praticamente dice che questa pistola, in teoria, non fa nulla, non fa male. Ma tra l'altro, ma è la stessa che hanno le guardie, le nostre guardie, vedete? È la stessa. Sì, guarda. Il cavolo. È proprio quella, è quella che hanno le nostre guardie al castello, le guardie SCP. Ora ho capito. Allora, praticamente nella descrizione dice che questa pistola può essere sparata, ma non fa male. Cioè, nel senso, ti fa male. Però, realtà, sì... però non ti crea un danno fisico. Tu senti il dolore. Solo dolore. Solo quindi. Dolore. Solo dolore. Quindi, secondo me, le nostre guardie non sparano agli SCP perché hanno questa pistola che, in teoria, anche se crea dolore, non può uccidere. Perché fa solo dolore, non fa danno, non ti buca. Spiega, spiega tutto, cavolo. Ok, quindi secondo me è per quello. Però è molto buono, cioè più SCP noi riusciamo a tenere dalla nostra parte, meglio è. Perché anche se questa può non essere il massimo, può non essere una pistola fenomenale, ok? Però è sempre qualcosa in più che abbiamo dalla nostra parte. Sì, infatti. Dicevo prima, secondo me non era qui che stava andando la ragazza ombra. Lion, ma che razza di posto è quello laggiù? Secondo me è quello. È quello che stava puntando la ragazza ombra. È l'unica cosa grande che c'è nel raggio di parecchi metri. Quindi secondo me è proprio questo. Andiamoci, io potrei andarci volando volendo, però credo di preferire di venire al passo con voi perché non voglio lasciarvi indietro, ok? Ok. Venitemi appresso. Credo sia, mi sembra una specie di roccaforte, come un piccolo villaggio, come un castello però distrutto. Perché abbandonato. Sì, è molto abbandonato, cioè completamente distrutto. Guardate, ci sono delle liane che crescono da tutte le parti, ragnatele. Venite, riuscite a salire? Sì, 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 siamo dietro. Dai, di te. Vai. Ok, dentro non vedo niente di particolare. Mi sembra normale, mi sembra un posto normale. C'è un altro nido di drago che si riconoscono dal fatto che ci sono le pepite d'oro. E ovviamente anche questo io lo prendo. Non so a che cosa ci può servire, però ricordiamoci che i draghi sono un SCP loro stessi, cioè vengono da un SCP, che è l'origami. Ve lo ricordate l'origami? Certo. Sì, non sì, ricordo sì. qual era il numero, però quell'origami dovremmo averlo ancora noi. In realtà nei commenti ci hanno detto di andare a controllare dove cavolo l'avevamo messo, perché mi sembra che noi l'avevamo messo nel bunker, se non sbaglio. A meno che non ce l'ho io nell'Ender Chest portatile. Fatemi dare un'occhiata. Controlla un attimo, perché nel bunker non c'è. Io non ce l'ho, ragazzi. Non è che ce l'ha rubato e noi non ce ne siamo accorti. No, vero. Non solo i fiori, allora. Raga, io non mi ricordo. No, no, aspetta, non è detto, non è detto. No, può aspetta, essere... forse ci è stiamo nel confondendo. Bunker. Secondo me è nel bunker, raga. E adesso stiamo avendo un attimo un infarto al cervello e non ce lo ricordiamo. Ma mi sembra che... nel bunker. Che succede? Raga, il Crooked Man, la risata del Crooked Man. Attenzione, attenzione. Se occhio. Lo vedete,
Se lo vedete, lasciatelo uccidere a me, ok? Lasciatelo uccidere a me, lo uccido con la spectrite, ok? Però voi vi dovete fare da parte se lo vedete, perché se colpisco voi, vi uccido, ok? Attenti, mettiamo il riparo qui sopra. Attenti, attenti, state molto attenti, state attenti. Mettete, sì, mettetevi al riparo, Anna, mettiti al riparo anche tu. Se arriso, vuol dire che da qualche comunque parte... Comunque l'abbiamo trovato. Che cosa, il Crooked Man? No, di meglio, no. Sali qua subito. Dove siete? Qua dove? Sopra. Qua sopra? Arrampicati! Ci sto provando. Aspetta. Non lo so. Cosa avete trovato? Guarda qua sotto. Il buco nero è qua! Lo sapevo che ci stava portando qua. È tutto. E vedete, ci sono anche i portali. Quelli. Vi ricordate dove sono usciti e dove noi siamo entrati nella dimensione sua? Sì. Sono tutti qua sopra. Porca miseria. E adesso cosa dobbiamo fare? È più grande di quello che abbiamo visto noi, eh. Questo qua è molto più grande. Molto. E credo che il materiale nero piano piano si trasforma in questi specie di portali con la spirale grigia. Col tempo, sì, esatto. E quando tutti sono grigi, allora il portale sarà completato. In teoria dovremmo o entrarci o romperlo. Però io non so se in questo momento, cioè se siamo abbastanza... Io ho paura a farlo, perché potrebbe uscire qualcosa di grosso. Nei commenti ci hanno detto che lui potrebbe star cercando di aprire un portale più grande. E l'aveva detto anche Anna, se non mi ricordo male. Perché potrebbe voler far passare un SCP molto grande. E l'SCP molto grande che potrebbe voler far passare, sapete qual è? Qual è? È il Leviatano. L'SCP, se non ricordo male, il numero... miseria. Aspettate, fatemi andare a rivedere, perché me lo sono proprio scritto quando me l'hanno suggerito. Ecco, è il 169. Non so che cosa fa o che cosa sia, ma Leviatano è una creatura mitologica gigantesca, ok? Quindi a lui, per farlo entrare, serve un portale altrettanto grande. E questo qui potrebbe essere l'inizio del portale così grande da far passare il Leviatano che lui vuole far passare nel nostro mondo. Secondo me dobbiamo chiuderlo, ma per il momento vorrei fermarmi, perché preferisco aspettare e vedere che cosa dicono nei commenti, perché un'altra possibilità sarebbe anche quella di entrare noi nel portale, anche se pericoloso, potrebbe essere utile. Quindi ci affidiamo a voi, diteci come continuare. Io credo di aver perso la trasformazione proprio in questo momento, ma va bene così. E Lion, Stefano, Mario ed Anna, out!